Si è tenuta ieri presso il Cineteatro Edoardo De Filippo l'apertura della campagna elettorale del candidato a sindaco Roberto Mutalipassi. Presente anche il presidente dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento e sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri e diversi sindaci del comprensorio oltre a cittadini e candidati al Consiglio Comunale. La presenza costante su Agropoli e sul candidato Mutalipassi anche per questa campagna elettorale non è gradita a numerosi cittadini che hanno scritto il loro pensiero proprio sui social esternando la loro contrarietà. La partecipazione, con tanto di ringraziamento dal palco, dei sindaci dell'Unione dei Comuni e del presidente attuale dell'Unione alla campagna elettorale del Comune di Agropoli è un atto gravissimo, scrive sui social Mario Capo, noto esponente del centrodestra agropolese. L'Unione dei Comuni è una istituzione che fagocita risorse dal Comune di Agropoli. Sono soldi degli agropolesi, di tutti i cittadini agropolesi. Non sono i soldi personali di un candidato né di uno sponsor di un candidato, sottolinea Capo. La gravità del fatto dimostra che questa unione non è al servizio del territorio, ma è al servizio di una persona. È una volgare appropriazione personale di una istituzione pubblica. Questa è la sottocultura dell'accaparramento e dell'uso a proprio consumo delle istituzioni alla quale è degradata la nostra comunità. I consiglieri dei comuni dell'Unione facciano sentire la propria voce. Se l'Unione parteggia per un candidato, viene meno la caratteristica istituzionale e quindi si pone l'istituzione stessa nella condizione di divenire terreno di scontro politico. Io oggi stesso scriverò come cittadino al commissario prefettizio del comune di Agropoli affinché intervenga su questa bassa e indecorosa condotta di asservimento di una istituzione pubblica ad interessi personali e di parte.